Grazie di essere qui nella Perugia, rinnovata da qualcuno che è tornato. Grazie a voi. E sapete già tutto, insomma, cioè, faccio una piccola premessa per chi magari sa poco, c'è qualche faccenda che... L'iniziativa è nata spontaneamente, non siamo un'associazione, non veniamo da nessun tipo di partito, è capitato una sera che parlavo con Lorenzo e altri amici, poi qua manca qualcun altro, e parlando per occasioni ci siamo resi conto che ne sappiamo poco di macroeconomia, di economia, politica economica e di politica internazionale. E dato che viviamo in un periodo storico di grandissimo cambiamento in cui è impossibile pensare di partecipare al cambiamento sociale, partecipare alla vita sociale senza avere dei riferimenti di politica economica internazionale, senza sapere che cosa sono questi trattati di cui tutti quanti parlano ma pochi sanno, è nata l'esigenza di creare un punto d'incontro per avere un'infarinata, per avere una conoscenza di base su questi argomenti e arrivare poi piano piano, anche con un percorso individuale di ognuno di noi, ad approfondimenti su vari temi di cui ognuno di noi è più sensibile, più attento. Mi sono avvalso dell'amicizia con Marco e Fabio, che sono studiosi ed esperti di politica economica, di macroeconomia, di trattati internazionali. Io li seguo da qualche mese, forse un paio d'anni, insomma, seguo i loro lavori, le loro ricerche e sono sempre rimasto affascinato, sono sempre seguiti con grande stima e fiducia per la loro onestà intellettuale e anche per il loro coraggio e la loro meticolosità nelle ricerche. Non basta, perché sennò... e allora ho detto, ragazzi, venite, insomma, invece di invitarvi a cena, così mi raccontate queste storie, quindi sono risparmiato la cena, ci siamo fatti questi gruppi di macroeconomia e di politica economica. Sto conoscendo un sacco di persone di vicino che non conoscevo, ho quasi 15 anni, sto facendo pure amicizia, quindi per me c'è una triplice utilità questa cosa. Se c'è qualche piccola domanda, io lascerei subito la parola a loro. Posso stare zitto? Okay. Innanzitutto mi scuso con quelli che già c'erano l'altra volta, perché in qualche modo andiamo a riprendere il filo del primo incontro. Questa è una cosa che abbiamo pensato con Carlo, cioè quando abbiamo detto ok, prepariamo quattro incontri strutturati, ha detto perché c'era stata una forte richiesta e parecchia gente che non era potuta intervenire la prima volta voleva intervenire, ripartiamo e riprendiamo oggi, quindi perdonatemi chi c'era già l'altra volta, che sentirà probabilmente una buona parte del discorso introduttivo, perché si fa quello e vi arriviamo. Poi, detto questo, c'è un'ulteriore premessa che è necessaria fare, ed è che il discorso che andiamo a fare non tocca l'aspetto politico. E non per dire che io non sono politico, che io non ho una posizione politica o non ce la faccio, no, no, noi abbiamo la nostra posizione politica ben precisa, ma non questo aspetto non viene minimamente coinvolto, perché andiamo ad occuparci dell'aspetto macroeconomico, cioè in che modo si crea la disponibilità a livello macroscopico delle risorse, non in che modo vengano poi distribuite, che è invece il passaggio che compete alla microeconomia, che diventa politica, in che modo si distribuisce la ricchezza, se ci sono classi che si avvantaggiano su altre, lotta di basso confronto, sono tutte cose che riguardano la distribuzione della quota. Noi andiamo a vedere in che modo si costituisce la torta di una certa dimensione, indipendentemente da qualunque approccio. Prego. Indipendentemente da qualunque approccio di carattere sia etico che politico. È un'analisi puramente meccanica, assolutamente fredda, impersonale, di un meccanismo. Anzi, per essere più precisi, di uno strumento. Questo strumento è lo strumento principe di qualunque materia economica. Ed è uno strumento a cui siamo abituati dalla preistoria. Ci sono state tantissime tesi e tantissimi studi per capire come fosse nata e qual era il ruolo della moneta. Ora, non voglio andare ad annoiarvi, non ci rifaremo agli studi dal conchiglio,
filosofia, la preistoria e tutto il resto, per quanto abbiamo comunque seguito e studiato anche questo aspetto, però è importante capire qual è il ruolo della moneta e soprattutto quali sono stati i punti di svolta e in che modo la moneta come strumento caratterizza, influenza e condiziona gli strumenti macroeconomici, non economici, ma macroeconomici. Andiamo quindi a segnare essenzialmente tre grossi punti nella storia recente italiana e non solo. Un po' come gli americani quando studiano la storia studiano le civiltà precolombiane tutte insieme. Ovviamente questo fa di loro degli ignoranti della storia, ma il mio scopo non è quello di laurearmi in economia, è quanto quello di avere una comprensione di cosa sta succedendo ora, che è un po' diverso come aspetto. Il primo spartiacque nella storia della moneta è il 1971, che è una data fondamentale. È la data in cui gli Stati Uniti ufficialmente abbandonano il gold standard. Fino a prima della Seconda Guerra Mondiale, la moneta era il modo in cui uno Stato emetteva un titolo di possesso di un controvalore, ovvero il valore della moneta era garantito dall'oro che uno Stato aveva nella sua banca centrale, nelle sue cassaforti. Questo meccanismo è andato avanti per anni. Chi diceva che aveva più oro, chi diceva meno, comunque il meccanismo che si leggeva era quello. La moneta era garantita dall'oro di proprietà degli Stati. Qualcosa è cambiato già nel dopoguerra, col piano Marshall, quando gli Stati Uniti hanno iniziato a stampare moneta in grande quantità per spedirla in Europa. Era già cambiato qualcosa nel 29, però allora c'era stata la corsa all'oro. Nel piano Marshall diciamo che si è volutamente sottovalutato questo aspetto, nessuno ha fatto troppe domande sulla quantità d'oro presente a Fort Knox per garantire il dollaro, a tutti è andata bene così e quindi hanno cominciato a stampare dollari. Sta di fatto che è iniziato un meccanismo che ha portato ufficialmente nel 1971, piuttosto che ad ammettere che non c'era più questa corrispondenza, ad abbandonare il regime di gold standard. Quindi gli Stati Uniti nel 1971 dichiarano che il dollaro non è più garantito dall'oro. Il dollaro è il dollaro, ha valore di mercato, non ha valore in virtù del mercato. Seguono a breve giro la maggior parte degli stati occidentali, che ormai in tutto il mondo la moneta non è più agganciata al dollaro. C'era stato un tentativo di riagganciare la moneta africana al dollaro da parte di Gheddafi, gli hanno fatto la vera idea, ma al di là di questo comunque le questioni non stanno più così. La prima domanda, la più importante, è a questo punto capire cos'è che dà valore alla moneta. Non c'è più l'oro a garantire la moneta. Tutti quanti nel tempo siamo stati portati a pensare che in qualche modo la forza di una moneta fosse data dalla credibilità del paese, che fosse data dalla produttività del paese, che in qualche modo fosse legata al PIL, che ci fosse una relazione tra qualche grandezza fisica o produttiva e il valore della valuta circolante. Ora, al di là delle autorevolissime fonti che smentiscono questo fatto, ci sono i fatti. Abbiamo detto prima che cercherò di essere più cinico e più realista possibile, per cui piuttosto che parlare di teorie cercherò di attenermi a fatti incontrovertibili. E questi fatti possono essere individuati nelle emissioni di valuta senza che sia aumentata la produttività o la copertura di qualunque tipo recente, ad esempio negli Stati Uniti per gli stimoli. Ad esempio, in particolare eclatante, l'emissione di yen da parte del Giappone dell'anno scorso, che ha emesso circa il 30% della massa valutaria esistente in yen, contenendo l'inflazione allo 0,8%, e senza che lo yen crollasse di valore nei mercati. Sì, perché loro hanno detto che si sarebbero comunque ripagati, no? Cioè, era come se loro si autofinanziassero.
Io mi attengo ai fatti. I fatti sono, hanno emesso moneta, non c'è stata una copertura di nessun tipo, il valore della moneta non è crollato. Quindi non c'è nessuna grandezza evidente che sia in relazione diretta con la moneta. E questo è il fatto. Attenersi ai fatti è una delle pratiche più importanti in questo caso, proprio il pragmatismo assoluto che non segue un'idea, un'ideologia, un ideale, una teoria, ma abbandona qualunque teoria che sia in aperto contrasto con i fatti. Se una teoria mi dice che la freccia lanciata resterà in aria in eterno, non va bene perché cade. Se mi dice che come la lascio cadere non va bene perché un po' vola. Quindi bisogna in ogni caso, qualunque teoria si vada ad affrontare, devi trovare corrispondenza nella realtà, altrimenti è sbagliato. Banalmente, è inutile attenzionarsi a una teoria o un'altra. È necessario che abbia sempre la controprova dei fatti. L'analisi con quest'ottica assolutamente pragmatica del funzionamento della moneta è un'analisi che è iniziata già negli anni 20, non è un'analisi recente, che è quella del cartalismo. A differenza dell'approccio metallista, il cartalismo vede il valore della moneta indipendente dal supporto o dal controvalore in beni o merci che sono agganciati ad essa. In pratica, il cartalismo, che poi è stato recentemente, anzi subito recentemente, un ulteriore slancio grazie alla Modern Money Theory, quindi alla scuola economica di Warren Mosler e di tutti gli altri docenti del gruppo della University of Missouri Kansas City, fa un'analisi prettamente pratica. Cos'è che dà valore alla moneta? Niente più di ciò che dà valore a qualunque altra merce, cioè la domanda. Quando un bene è voluto, quando c'è domanda, quel bene ha valore. Quando c'è più offerta che domanda, quel bene perde valore. Punto. Non c'è nient'altro, non c'è niente di poetico, non c'è niente di romantico, non c'è nessuna garanzia, non ci sarà nessuna possibilità di avere un valore a meno che non ci sia una domanda. Allora, caduto il gold standard, abbiamo detto che la moneta ha valore per una domanda, e questo ci porta a chiederci cos'è che crea la domanda. Nel mercato io posso capire che alcuni beni hanno una domanda per rispondere a delle necessità reali o indotte, ma in una società in cui io stampo pezzi di carta e nulla più perché non hanno un controvalore, perché quei pezzi di carta hanno valore, ovvero perché quei pezzi di carta, di quei pezzi di carta c'è domanda? Perché hanno valore, lo sappiamo perché c'è domanda, ma perché c'è domanda è il fattore chiave. La moneta, dopo il 1971, viene detta moneta a corso forzoso. Cioè, io, Stato sovrano, che emetto pezzi di carta su cui scrivo un numero e poi il nome della mia valuta, che possono essere lire, dollari o qualunque altra cosa, gli do valore in maniera molto semplice. Chiedo le tasse. Chi non paga le tasse finisce in galera. Gli sequestro i beni, gli tolgo la casa ed è finita. Le tasse sono il primo e il più importante strumento per l'imposizione del valore della moneta. Creano artificialmente, forzosamente, in maniera assolutamente violenta, la domanda. Creando la domanda, creano il valore della valuta e quindi permettono all'economia di avere una base di scambio. Come dicevo prima, non vado ad analizzare l'aspetto etico, ma puramente funzionale. Se la valuta non avesse valore, l'economia non avrebbe modo per funzionare, perché non avrei una merce di scambio comune, che è la valuta appunto. Bene, la valuta per avere valore ha bisogno di questa imposizione coatta, forzosa, che sono le tasse. Il primo e più importante ruolo delle tasse è quello di creare artificialmente, forzatamente, la domanda, rendere la valuta in testa e dare a conferire così valore a dei pezzi di carta. Questo aspetto è fondamentale.
Perché lo Stato che emette valuta la emette a costo zero, o meglio, a quanto costa stampare dei pezzi di carta. In questo modo uno Stato che inizia a emettere valuta comincia. Abbiamo fatto il nostro Stato. Io, Stato sovrano, e sono sovrano perché controllo le forze armate, non perché sia più bello di altri, emetto dei pezzi di carta, ne impongo il valore con l'esercito e la polizia, che vanno a riscuotere le tasse per chi non le paga. Tipicamente la tassazione diretta è efficacissima da subito, infatti in Italia la tassazione sui redditi è arrivata ben dopo la tassazione indiretta dopo l'IVA, e in questo modo do valore alla valuta. Ci siamo? Come pago la polizia? Come pago gli ospedali? Come pago gli ingegneri che costruiscono le strade? Come pago tutta la spesa pubblica? Sono la partenza, sono il primo giorno di esercizio. La spesa pubblica come viene affrontata? La posso affrontare con le tasse? Domanda, posso? Cioè oggi primo gennaio, come? Le tasse ce l'ha. Stiamo facendo. Ho le tasse per pagare. Non le posso avere. La spesa pubblica viene affrontata esattamente come l'emissione monetaria viene affrontata con un deficit. Io Stato creo un deficit che è l'emissione di valuta per la spesa pubblica, l'emissione di valuta in generale, e questo deficit dello Stato è la quantità di moneta che io sto mandando a tutti i privati. Ok? Tanto lo Stato è in deficit, tanti soldi sono in giro. Perché se ci sono in giro 1.000 miliardi, è lo Stato che li ha emessi, non è qualcun altro. Non c'è una banca che li emette, o meglio, se la banca centrale la mette su mandato dello Stato, lasciamo perdere teorie strane di signoraggio su cose simili. È lo Stato sovrano, è lo Stato che impone con la forza il valore della valuta, è lo Stato che impone con le tasse e decide l'emissione valutaria. Quindi la spesa pubblica fin dal primo giorno viene affrontata con il deficit pubblico. Se non ci fosse deficit, e questo è importante capirlo, non ci sarebbe proprio moneta. Se lo Stato non fosse in deficit non ci sarebbe moneta in giro, neanche una lira. Qualunque moneta sia in giro rappresenta un deficit acceso dallo Stato. Ma questo deficit dello Stato, questo debito che ha lo Stato, è un debito, vero? È un prestito. Che cosa ci deve lo Stato? È la ricchezza dei cittadini. È la ricchezza finanziaria dei cittadini, perché con un altro problema. Il cittadino che ha in mano i soldi, ha i soldi. Lo Stato, a fronte di quei soldi, gli deve qualcosa? Non gli deve assolutamente niente, non c'è oro, non c'è niente. Il deficit dello Stato, il debito dello Stato, è un debito assolutamente formale. Lo Stato chiude il suo primo bilancio con un deficit di esercizio in cui ha emesso dei soldi, ma quei soldi li ha stampati lui. Non è una spesa, non se li è dovuti far prestare da qualcuno. Non è un debito. Negli ultimi anni termine tecnico, ci hanno proprio bombardato con la storia che il debito pubblico è il problema. Ma il debito pubblico rappresenta il consolidato dei deficit di esercizio dello Stato di ogni anno. Ogni anno lo Stato emette più soldi di quelli che incassa. Il consolidato di tutti questi deficit, e i titoli che vedremo a cosa servono, costituiscono il debito pubblico, senza il quale non ci sarebbe moneta in giro e ricchezza dei privati. Il debito pubblico non solo non è un problema, è una necessità assoluta. Tant'è vero, come nota più di uno, in particolare in Italia, lo diceva pure Paolo Barnard, se il debito pubblico fosse un problema, perché nessuno degli stati virtuosi e bravi ha un credito pubblico?
è ovvio, se uno Stato avesse un credito pubblico vorrebbe dire che ha più moneta di quella che ha stampato. C'è un problema, non si può fisicamente fare. Quindi torniamo al nostro sistema. Primo ruolo delle tasse, imporre il valore al corso forzoso della valuta. Secondo ruolo delle tasse, se io continuassi ad emettere valuta e basta e continuassi ogni anno a stampare soldi per la spesa pubblica, perché le tasse non hanno funzione nella spesa pubblica, la pago stampando moneta, emettendo valuta, ma le tasse servono, primo per imporre la valuta, secondo perché se io inondo di troppa valuta il settore privato di tutti noi, quello che ottengo è di avere un'inflazione, cioè una situazione in cui la quantità di valuta perde valore a fronte dell'offerta di merci. Sale l'offerta di valuta, siamo pieni di soldi, non ci sono merci, quelle poche merci acquistano valore, è sempre la solita legge, domanda e offerta. Quindi se il primo ruolo delle tasse è quello di imporre il corso forzoso della moneta, il secondo importantissimo ruolo delle tasse è quello di controllare l'inflazione. Il terzo ruolo delle tasse scende qui nella politica, che è la cosiddetta leva fiscale, cioè decidere chi paga quanto e per cosa, quali comportamenti, quale fasce vado ad avvantaggiare, quali comportamenti e quali fasce vado a penalizzare con le tasse. Qui si entra in politico e è una scelta decidere che tasso di più ricchi oppure di più poveri oppure le imposte indirette oppure tasso di più la benzina o altro. Questa è una scelta assolutamente politica, però rientra nei ruoli della valuta, delle tasse. Questi tre sono i ruoli di funzionamento assolutamente meccanico e funzionale delle tasse. Come vengono poi utilizzati può entrare nell'aspetto politico, ma senza l'imposizione fiscale non ci sarebbe il valore della valuta, non ci sarebbe la possibilità di controllare l'inflazione. Controllare, perché l'inflazione non è un male, anzi è utile, vedremo dopo. Un altro sistema abbastanza importante è quello che deve usare lo Stato per controllare a questo punto le concessioni del credito dei privati, il valore dei tassi di interesse e per limitare la quantità di valuta che circola, non necessariamente passando. Io ho le persone che si arricchiscono. Se voglio evitare l'inflazione perché tutti sono pieni di soldi, posso aumentare le tasse e lo faccio sicuramente. Ma ho anche un altro sistema che prende due piccioni con una fava. Cioè, invece di fare in modo che le persone prendano i loro soldi e li diano a una banca o a qualcun altro, io Stato emetto un titolo di Stato facendo in modo che i cittadini li prestino a me. Ottengo un doppio effetto. Il primo è quello di ridurre la quantità di valuta che circola, perché i titoli di Stato vincolano la valuta per un certo periodo. E l'inflazione non è causata dalla quantità di valuta esistente, ma dalla quantità di valuta circolante. Tutto ciò che rientra negli stock, che è all'estero, che è bloccato in fondi o in mutui o altro, non contribuisce all'offerta di valuta per gli acquisti di beni e di fatto non concorre, se non in misura minima, a creare inflazione. Quindi è un ulteriore strumento di controllo dell'inflazione, è una garanzia del risparmio, perché una banca fallisce lo Stato? No, se la banca fallisce non hai soldi, se lo Stato non hai soldi, li stampa. Quindi il problema non si pone, i soldi dello Stato sono sempre garantiti. Ed ha anche un altro effetto importante, che è quello di fissare il tasso di interesse, il cosiddetto tasso overnight a breve termine. Se io Stato emetto titoli al 4%, è necessario che le banche emettano titoli creditori che siano almeno in quella fascia, in quella categoria, perché chi dà un interesse dell'1% viene automaticamente scavalcato che offre un interesse del 2 o del 3, perché tanto quei soldi li usa il titolo di Stato che vanno a 4. Questo influenza indirettamente anche il tasso debitore, ovviamente, perché io ti presto i soldi al 10%, sì, ma quello che si avvale il titolo al 4 ti presta al 6. Quindi in qualche modo, fissando il tasso di interesse con i titoli di Stato,
si riesce a controllare anche la dinamica del settore privato, non imponendolo per legge, non mandando i carabinieri o la finanza a casa, perché tanto se mandi il carabiniere a controllare la banca truffa uguale, lo strozzino truffa uguale, è molto più efficace creare le condizioni per cui diventi conveniente a qualcun altro per un tasso migliore nell'uno e nell'altro verso. Automaticamente chi cercherà di truffare resterà senza clienti, perché non è più conveniente. Fine. Questo quindi ci porta qui a tutto ciò che concorre a creare il cosiddetto debito pubblico: emissione di valuta, emissioni di titoli, che sono diventati anche il sistema con cui lo Stato emette valuta. Io Stato emetto titoli al 4%. C'è il rischio che restino invenduti? Sì, ma non è un problema. Perché la mia banca centrale se li compra tutti al 4%, per cui non sono obbligato ad alzare i tassi. E a fronte di quello che compra, la banca centrale sul mio mandato stampa valuta e via. Il debito pubblico rappresenta una nota contabile di tutta l'emissione valutaria dei titoli emessi dallo Stato. Meglio constata, un altro economista americano diceva che potrebbero ridenominarlo il debito pubblico il conto per il mantenimento del tasso di interesse. È il modo che ha lo Stato per emettere valuta e controllare il tasso di interesse dei mercati. Decide quando abbassare i tassi, quando alzare i tassi, a seconda delle condizioni economiche. Se l'economia non tira, io abbasso i tassi per favorire investimento. Se l'economia tira e ho paura di una situazione inflattiva, posso alzare i tassi in qualche maniera e drenare più liquidità, alzerò anche le tasse oltre ai tassi, chiaramente in quel caso. Questo meccanismo funzionava anche abbastanza bene, nonostante a governarlo non ci fossero personaggi eccelsi. Se andiamo a ripensare, ad esempio, all'Italia della metà degli anni Ottanta, avevamo CAF, Craxi, Andreotti, Morlani, una bella gente come Spadolini, avevamo veramente qualcosa che all'epoca era la peggior delinquenza che potessimo immaginare. Ciononostante, nel 1984 l'Italia, con un debito pubblico che era alto, con un'inflazione che viaggiava tra il 15 e il 20%, era la prima nazione al mondo per risparmio privato. Nell'81-82 portava a casa il 21% sul PIL di risparmio privato, nell'84 è arrivata quasi al 25% di risparmio. Primi al mondo per risparmio privato. Prima economia europea in assoluto. Quando la Germania arrancava, e malamente, e la Francia non riusciva a starci dietro, quando eravamo in Italia della Rivetta. Un primo granello, in realtà sarebbe facile, io andrò per eventi, però è opportuno comprendere che chiaramente questi meccanismi vengono osteggiati fortemente quando funzionano da chi ha tutto l'interesse che non funzionino. Cioè da chi vuole controllare la situazione economica e valutaria, dalle banche, di fatto. L'operazione di controllo parte da molto prima, parte già dagli anni 60, però non potendo andare a riconoscere o a puntare il dito, non ho nessuna intenzione di andare a parlare di complotti o cose simili, per cui mi limiterò ad analizzare i passaggi e i fatti. Un primo momento, un primo sassolino nel meccanismo arriva nel 1981, quando Andreatta, all'epoca ministro del Tesoro, scrive a Ciampi, all'epoca presidente della Banca d'Italia, presidente direttore che era, direttore, insomma stava lì, Ciampi, gli scrive che la Banca d'Italia non è più tenuta ad acquistare l'invenduto dei titoli di Stato, non è più obbligato. E questo dicevo prima, io Stato emetto i titoli al mio valore, al mio tasso, l'invenduto se lo compra la banca centrale, per cui non sono costretto ad alzare i tassi. All'improvviso mi viene detto non siete più obbligati. Analizziamo due fattori in quel momento. Primo fattore, la London Bank non ha mai avuto l'obbligo di acquistare
prima e tutto il diritto di Stato. Ma l'ha sempre acquistato, perché essendo la banca centrale inglese, fa l'interesse dello Stato della Gran Bretagna e quindi ha tutto l'interesse ad evitare che debbano salire su i titoli di Stato, le tasse di interesse. Quindi la Banca d'Italia è stata messa nella stessa situazione della nostra banca. Contemporaneamente, venivamo dagli anni 70, dalle botte di inflazione degli anni 70. All'epoca c'era stata una teoria di Milton Friedman, un economista neoclassico, che diceva che la colpa per l'inflazione alta era tutta dovuta agli stati che spendaccioni, che spendevano male, che avevano troppa spesa pubblica, che spendevano troppo. Era colpa loro se c'era l'inflazione alta. Questa teoria ha portato a dedurne che gli stati non dovevano più spendere, espandere, stampare moneta, ma dovevano chiedere in prestito i soldi ai mercati, che si autoregolano. Ora lasciamo perdere i mercati che si autoregolano, ma vi ricordo che i soldi li mette lo Stato. I mercati i soldi li prendono dagli stati. Ora che gli stati vanno a prendere in prestito i soldi ai mercati è un attimino grottesco, se non assolutamente impossibile. Come faccio a far funzionare questo meccanismo? Scusa, una cosa, non capisco. Tutto questo se si parla di un singolo Stato, ma se lo Stato lo prende in prestito da un altro, per esempio? Quello è... Anche poi si mette il Fondo Monetario Internazionale, la World Bank, insomma, altre situazioni difficili. Però teniamoli un attimino fuori, se no... Sto cercando di analizzare la situazione dal punto di vista macroeconomico come funzionamento, in particolare italiano. La teoria di Milton Friedman è stata smentita velocemente. È stato qualunque analisi di qualunque economista ha chiarito a tutti, cioè non è stata proprio bipartisan, non c'è stata la differenza in questo nell'uno o nell'altro, che, compreso il Fondo Monetario Internazionale, che l'inflazione degli anni 70 è stata causata dagli shock petroliferi. Vi ricordate i casini che c'erano stati, la benzina che saliva su, Rino Gaetano che cantava spendi, spandi e vendi e così via. Quello è stato il periodo. Quello ha causato l'inflazione. Quindi tutta la teoria di Milton Friedman è naufragata, ma il Fondo Monetario Internazionale si è tenuto le conclusioni, anche se erano completamente infondate, ed è rimasta questa legge per cui gli stati non devono spendere, perché la spesa pubblica è dannosa. Bisogna ricorrere ai mercati. Quindi che cosa ha fatto Ciampi? Non solo ha preso la lettera di Andreatta, ma l'ha applicata in maniera totalmente restrittiva. Non ha più comprato l'invenduto dei titoli di Stato. Questo ha portato tra l'81 e l'84 circa al raddoppio del debito pubblico italiano, perché tutto ciò che rimaneva invenduto, per poter essere venduto, doveva alzare il tasso di interesse. Si era introdotto un meccanismo molto importante, perché prima quello che non veniva venduto lo comprava la Banca d'Italia, la quale stampava e metteva così in valuta. Se la Banca d'Italia non lo compra più e quindi lo Stato di fatto perde la sua capacità di mettere in valuta, lo Stato è costretto a drenare soldi dal settore privato e per farlo devi alzare i titoli, il tasso di interesse sui titoli, per renderli appetitosi. Così facendo siamo diventati la barzelletta mondiale. Negli anni 80, da parecchie parti del mondo, molta gente, compreso Wolf Mosler, faceva un giochetto molto semplice. Prendeva, comprava titoli di Stato prendendo lire in prestito, perché il tasso di credito della valuta lira era più basso del tasso di interesse dei titoli di Stato. Quindi senza investire una lira facevano i milioni di dollari a spese nostre, il che non sarebbe stato un problema se la Banca d'Italia avesse stampato queste spese nostre, perché non ci scordiamo che sono pezzi di carta. Ma la Banca d'Italia non lo faceva. Questo primo strappo gravissimo, quello che ha portato l'Italia ad avere un debito pubblico considerevole, ma soprattutto un debito pubblico che non veniva ripianato con la spesa e con l'emissione bancaria, era ancora in qualche modo uno strappo nel meccanismo che poteva rientrare, perché la Banca d'Italia è dello Stato italiano, è del Tesoro,
caro Ciampi, basta, comincia a comprare, comincia a stampare, fine dei giochi. Lì però siamo entrati in un altro meccanismo. Prima un meccanismo di convergenza dei tassi di cambio, il famoso serpentone, lo snake in tunnel, per la comunità europea. Poi siamo entrati nel sistema di convergenza valutaria noto come SME, sistema monetario europeo, e alla fine siamo entrati nell'euro, che rappresenta un tasso fisso di cambio tra le diverse nazioni, ma non solo. Soprattutto, oltre a questo, e dopo vedremo anche che cosa ha comportato questo tasso di cambio fissato, rappresenta la perdita della sovranità monetaria da parte di ognuno degli stati membri dell'Eurozona. La moneta, che è il principale mezzo di scambio, che è regolato in emissione, in quantità, con la spesa pubblica da uno Stato e con le tasse, non è più gestita dallo Stato, è diventata una moneta straniera a tutti gli effetti. Lo Stato, per disporre di valuta, non la può stampare, la deve chiedere in prestito a banche private che la chiedono in prestito a una banca straniera che non è dello Stato italiano né di un altro Stato. Lo Stato si trova ad essere più o meno nella situazione in cui erano prima dell'euro i comuni, le province, le regioni. Erano degli enti pubblici che dovevano gestire un budget senza poterne disporre, senza poterlo stampare. Ma questi enti pubblici avevano una quota di spesa pubblica destinata da parte dello Stato sovrano. Noi no. L'Italia, come tutti gli stati dell'Eurozona, si trova improvvisamente in una situazione in cui i soldi devono essere presi in prestito e basta. Un comune che non può tassare e che non ha un budget. Il comune si deve mettere a tassare, non ha altre scelte, e le tasse improvvisamente non sono più solo lo strumento che imporre la valuta, diventano lo strumento che copre la spesa pubblica. E questo è un effetto assolutamente nefasto, perché la spesa pubblica dello Stato, se rientra in una quantità vicina a quella della spesa, perché lo Stato quest'anno spendo 1000, se tasso 900 a voi resta solamente 100, se io per sbaglio tasso 1000 a voi resta 0, e questo è il pareggio di bilancio, ultimo chiodo sulla barra, pareggio di bilancio in costituzione. Lo Stato spende solamente quando ha corretto. Ma aggiungiamo un'altra operazione assolutamente brillante, un altro risultato brillante che abbiamo raggiunto con questo passaggio: il debito pubblico era di fatto un'espressione puramente contabile dell'emissione monetaria dal dopoguerra ad oggi. Non era un debito, e noi tutti contenti lo abbiamo convertito in un vero debito in valuta straniera. Abbiamo inventato il debito pubblico, creando un vero debito dove prima debito non c'era. Ciò che era denominato in pezzi di carta emessi dall'Italia è stato convertito in una valuta emessa dalla banca straniera che l'Italia non emette più. Zero. Le conseguenze sono disastrose da più punti di vista. Prima c'è stata una politica europea orientata a una distribuzione dei ruoli. Il debito italiano veniva fatto crescere e nessuno se ne occupava. La Germania produceva, l'Italia consumava, c'era spesa pubblica, c'era aumento di debito e andava tutto bene, non c'era un problema. Poi è arrivata la crisi dagli Stati Uniti. È opportuno ricordare che questa crisi è finita da un pezzo. Continua il problema in Europa. Il problema non rimane nel resto del mondo se non nei confronti dell'Europa. La Cina e gli Stati Uniti guardano seriamente all'Europa come a ciò che sta bloccando una ripresa più efficace. Stiamo frenando tutto perché questo meccanismo si è bloccato in quella situazione.
all'improvviso si è cominciato a parlare di debito pubblico che era un problema. Lì sono subentrati tutti i meccanismi che abbiamo sentito. In particolare, quante volte l'avete sentito, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Non è questo che accade il debito pubblico. Ora, se noi non volevamo debito pubblico, le nostre possibilità erano zero, non fare assolutamente niente. Non ci può essere valuta se non c'è un debito. Punto. Quindi, addossare di aver vissuto al di sopra delle nostre possibilità la colpa del debito pubblico è più che risibile, è un'idiozia, proprio a livello aritmetico. C'è stato un periodo in cui c'era più spesa pubblica rispetto a quella necessaria? Probabilmente, diciamo pure di sì. Individuiamo nel momento in cui la spesa pubblica è stata scriteriata, il momento peggiore? Certo, andiamo a prendere i Craxi, Andreotti, Forlani, andiamo a prendere la metà degli anni 80. Infatti era così scriteriata però il primo paese al mondo per risparmio privato, perché vi ricordo che più lo Stato spende, più il settore privato incassa. Se non c'è spesa pubblica, i soldi non si creano da niente. E qui arrivo alla tua domanda. C'è una... in mezzo a tante teorie, a tante formulazioni, a tante tesi, mai sostenute, mai dimostrate o altro, c'è un principio che è assolutamente aritmetico, di contabilità banale, che è l'unico elemento forse matematico e certo di tutta l'economia, che per il resto di fatto è un insieme di teorie sociali che sconfinano nel politico. Ma ce n'è uno che è all'inizio di qualunque corso di economia, che è il saldo finanziario dei settori di Wine Godley. Sì? Wine Godley, Università di Cambridge, è morto da 5 anni, da poco. È un docente americano del 1920, lui ha fatto un'analisi di una banalità sconcertante. C'è un pennarello? Ma vabbè, tanto è semplice, lo so, prendiamo l'economia di qualunque nazione che non, sia uscita dal gold standard, no, non lascia perdere, non serve, che sia uscita dal gold standard, quindi siamo in un regime di moneta fiat, cioè di moneta non vincolata a beni commerci direttamente. Prendiamo questa economia e guardiamo da un punto di vista esclusivamente finanziario, monetario, guardiamo i flussi di cassa, di ingresso e di uscita, niente di più. Distinguiamo tre macro soggetti che dividono in tre tutto questo insieme. Lo Stato sta da una parte, il settore governativo, che è il soggetto che emette la valuta e che la ritira con le tasse. Dall'altra parte ci siamo tutti noi, tutti, dall'imprenditore al banchiere al politico, costituiamo il settore privato, all'ultimo artigiano. Tutti noi siamo i privati. Infine, poiché esiste anche lo scambio con l'estero, c'è un settore estero. Ora, è ovvio, è necessario che se io sto scambiando dei soldi, i soldi che escono da una parte vanno da un'altra. Non possono scomparire, non compaiono dal nulla. Se lo Stato emette dei soldi, facendo comparire dal nulla, di fatto li annota nel suo debito. Quindi lo Stato ha un debito e ha un credito, che cioè quello che spende con la spesa pubblica è quello che incassa con le tasse, e questo è il bilancio del settore governativo. Il settore privato ha quello che incassa e che mantiene, che se vogliamo sono i risparmi, i savings del settore privato, ed ha una spesa che viene tipicamente chiamata investimento, però diciamo che tutto il settore privato ha dei soldi che prende e dei soldi che faccia, anche lui ha un bilancio. Il settore estero, dove è più semplice individuarlo, c'è l'import e l'export di valuta. Ognuno di questi tre settori ha un suo bilancio, chi è positivo, chi è negativo. Quello che dice Godley, banalmente, perché questa è una rappresentazione della totalità di una situazione economica, se io parlo di una qualunque moneta, pubblico, privato, estero e tutto il resto del mondo, la somma dei tre bilanci è zero, ovviamente, perché i soldi che escono da una parte devono entrare dall'altra. Non c'è nessun tipo di teorema, nessun tipo di particolare scoperta, è proprio una cosa molto banale. Ma per quanto banale è estremamente importante, perché ci fa rendere conto di un particolare.
Il settore estero in un'economia non incide mai più del 2-3-4%. Se l'economia è veramente orientata negli scambi con l'estero ed ha un grave problema di domanda interna, di mercato interno, diciamo che arriva al 10%. Teniamoci nel caso pessimo. Diciamo che il settore estero ha un bilancio positivo o negativo che arriva al 10% del PIL. Esageriamo. Questo significa che per il 90% il deficit dello Stato coincide con il risparmio del privato. Se si toglie il deficit allo Stato, si toglie il risparmio privato. Ripianare il deficit pubblico significa impoverirsi, niente di più e niente di meno. Noi non siamo di fronte a un problema di deficit pubblico, siamo di fronte a un problema di debito denominato in valuta straniera. Se vogliamo ripianarlo, dobbiamo rimanere senza soldi. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Ci siamo già rimasti. Esatto. A questo meccanismo, poi, vanno aggiunti altri due dettagli di funzionamento. Vi ho detto prima che non avrei parlato di complotti. Ciò di cui vi sto parlando non è un segreto, non c'è nulla di minimamente segreto, sono i funzionamenti dell'euro come stabiliti dai trattati di Maastricht e Lisbona, e non c'è niente che non sia fatto alla luce del sole. Semplicemente si fa conto sul fatto che la gente non conosce il sistema monetario. Io ve lo dico, l'ho detto già l'altra volta, qui lo ridico, sono tra quelli che erano contenti dell'euro. E quando mi sono reso conto di che idiozia fosse, è stato veramente un attimo, e mi è bastato trovarmi di fronte al teorema dei saldi finanziari di settore di Wayne Godley per capirlo. È talmente banale come dimostrazione, perché un'identità matematica, aritmetica, non è un teorema, cioè è proprio una somma. Basta conoscere i relativi comunque di cosa è fatta la partita doppia per capire come funziona. Insomma, gli ingressi sono conosciuti e c'è un bilancio di tre settori, ecco che è fatto, è finita. A questo si aggiungono altri due effetti profondamente nefasti, che sono dovuti sempre al funzionamento di questo sistema euro. Uno, la banca centrale. La Federal Reserve è la banca centrale degli Stati Uniti. È guidata da due mandati: garantire il valore del dollaro nel rispetto della massima occupazione. Due, garantire il debito pubblico sovrano del governo federale. La BCE è guidata da un solo mandato, che è metà del primo mandato della Federal, garantire il valore dell'euro pubblico. Non c'è nessuna cura, nessuna menzione dell'occupazione, che ovviamente richiederebbe spesa pubblica, non c'è nessuna menzione del debito pubblico, che diventa un vero debito. Gli stati privati della capacità di spesa, in questo contesto, perdono ogni capacità politica. Quando vi arrabbiate perché non ci sono i soldi per riparare le strade, immagino che avete visto cosa è successo a Roma negli ultimi mesi, le strade sono, cioè, certe buche ci parcheggi dentro, bene, lo Stato non ha capacità di spesa. Sono anni, e il primo che l'ha denunciato pubblicamente è stato Tremonti, che una legge di un decreto di programmazione economica finanziaria, una finanziaria, prima ancora di arrivare alle Camere, deve essere approvata dalla Commissione europea e dalla BCE, altrimenti neanche viene portata alle Camere in discussione. Gli stati sono stati privati del potere di disporre dell'economia e della spesa pubblica e quindi adesso possono decidere dei patrimoni veri. Basta. Questa è la decisione che possono fare gli stati. Se uno stato non dispone della possibilità di decidere l'economia, decide gli strumenti che sono importanti, ma che rientrano in una marginalità. Diego Cusaro faceva notare come in un colpo solo l'euro abbia tagliato 150 anni di diritti sociali. Con l'euro possiamo avere i diritti civili, ma non possiamo più avere la sanità, la pensione,
l'istruzione, tutto ciò che richiede un titolo, un capitolo di spesa, perché la spesa, la capacità di gestire la spesa è stata sottratta ai governi dell'Eurozona, semplicemente togliendogli la sovranità monetaria. Prego. Tutto questo chi ci guadagna? Cioè ci guadagna la banca che mette... Ui protest è sempre la domanda fondamentale. Se io tolgo la capacità di spesa ai governi, ottengo due effetti. Primo effetto, tre, diciamo, i primi due sono legati, primo effetto, posso controllare l'inflazione e la controllo rendendo rara la moneta. Tolgo monete, tolgo soldi dalla circolazione e chiaramente l'inflazione è più bassa perché ci sono meno soldi, precisamente. In questo modo, secondo effetto collegato, io sto garantendo il valore della valuta, che diventa più importante. Inoltre, terzo effetto, se lo Stato non ha più capacità di spesa, lo Stato non può più fare pianificazione economica e la pianificazione passa nelle mani degli unici che possono spendere e erogare credito, quelli che hanno soldi. Ma non parlo, attenzione, non sto parlando del capitano d'industria, ma neanche di un marchiotto. Qui parliamo di gente che ha non tanto valuta. Faccio un esempio, il problema è stato spostato tutto quanto sull'inflazione, che è il male assoluto. Abbiamo detto prima che negli anni 80 l'inflazione era il 15-20%, e tanto male, non stavamo. Adesso stiamo... Si dice sempre che non si stava tanto male sul momento, che poi tutte cose che ricadono in questi anni, insomma, però il debito pubblico è ricaduta posteriore. Il debito pubblico è aumentato per il divorzio, non è aumentato per quello. E lì ci sono numeri, e i grafici lo dimostrano. Per cui quello che si dice sempre è vero, che lo dicono, ma non è vero. Se dicono tante cose, si dice pure appunto che abbiamo visto di sopra le nostre possibilità. Io francamente ho dovuto lavorare questo tempo, poi non so voi quanti di voi sono comprati lo yacht all'epoca, ma non mi sembra che l'Italia, cioè, è stato l'ultimo periodo in cui gli italiani si sono comprati casa. Ora, se vogliamo dire che avere casa è un lusso che i poveri schiavi non si possono permettere, allora stiamo accettando che abbiamo vissuto di sopra le nostre possibilità perché siamo schiavi. Ma significa accettare lo schiavismo, che è un po' diverso rispetto a vivere al di sopra delle possibilità. Siamo stati per scelta, non per conquista. Giusto? Togliendo, quindi torniamo al discorso, a chi conviene quel protest? Quando c'è l'inflazione, una casa perde valore? No, è questo. No. No? Neanche. Aumenta il prezzo. Valore no, il valore è uguale, certo. Con l'inflazione i beni che hanno un valore mantengono il proprio valore, aumenta il prezzo perché perde valore la valuta. Il lavoro ha un valore, è un valore perché ha un valore produttivo. Con l'inflazione anche quello aumenta di prezzo, tant'è che abbiamo avuto la scala mobile, e anche dove non c'è la scala mobile ma c'è una situazione di inflazione consistente, per l'Argentina viene allineato il salario all'inflazione reale, normalmente, regolarmente, anche perché altrimenti scotterebbe un disastro. Quindi non perde valore la casa, non perde valore il terreno, non perdono valore neanche le mele, né il lavoro. Che cos'è che perde valore quando perde valore la valuta? Ma non la mia di piccolo risparmiatore o di medio capitalista che ha 200.000 euro e viene in banca, perché io quella me la garantisco in qualche modo con gli interessi bancari. Il problema è di chi ha le banche. Sono i grossi gruppi bancari, i grossi gruppi di interessi, fondi di investimento, sono loro che perdono potere perché non hanno merci, non hanno valore di merci, hanno solo e soltanto valore in valute. E non sono soggetti che possono mettere in banca per farsi dare un interesse, perché sono loro in banca. Punto. Questi soggetti, gente tipo Goldman Sachs, gente di Morgan, i grossi gruppi d'affari, investimenti che posseggono le banche private, i grossi gruppi che posseggono le banche, sono quelli che controllano e possiedono il fatto di vicino.
Quindi a chi conviene? Perché i soldi. Ai grossi gruppi finanziari di investimento che oltretutto, come diceva Michael Hudson, nel momento in cui lo Stato perde la sua capacità di pianificare l'economia, la pianificazione passa nelle mani di chi può erogare il credito, cioè dei grossi banchieri, perché sono loro gli unici che possono permettere l'investimento. Per loro il nemico è l'inflazione, ed è solo l'inflazione, non è la disoccupazione. Assolutamente. È l'inflazione, non è il debito pubblico. Quando c'è lo Stato, ma tanto Goldman Sachs mica possiede l'Italia, la controlla, può fallire da sola, ma non ne pagherà le spese Goldman Sachs. O c'è il Morgan, non c'è il futuro del debito pubblico, non è che sia necessariamente quello. E sempre riporta quando dicevo non ci sono complotti oscuri. 2 anni fa JP Morgan ufficialmente, potete andare a trovare il sito della Commissione Europea gli atti relativi, è andato di fronte alla Commissione Europea a dire che era ora di fare pressione sugli stati dell'Eurozona per rimuovere le antiquate pregiudiziali antifasciste che non permettevano di applicare le misure necessarie a gestire la crisi. E questo non è un complotto, sono andati poco a dire, sta nero su bianco, il segno di della Commissione Europea, ed è abbastanza sconvolgente. Cioè, parliamo di piani finanziari assolutamente alla luce del sole, giocati su una non conoscenza dei fatti, di fatto. Soprattutto il sistema monetario, è quello che in assoluto è stata la più grossa punta. Privati della capacità di spesa, privati della capacità di deficit, accollati di un debito che prima non esisteva, gli stati sono stati privati della capacità di pianificare e regolare l'economia. E questo è uno strumento. Ora l'euro non è il male, che sia chiaro. L'euro è semplicemente uno strumento dannatamente efficiente di enormi gruppi di interessi capitali finanziari. Però è uno strumento dannatamente efficiente, vuol dire, tanto togliersi questo gioco dal collo non è condizione necessaria di prendersi, ma se non ce lo togliamo non ci possiamo riprendere. Cioè non è condizione sufficiente, ma è comunque condizione necessaria. Prego. Il fatto di uscire dall'euro potrebbe essere positivo per riprendersi, però comporterebbe anche una situazione di reazione. Sì. Potenzialmente potrebbe essere, infatti come dicevo, è condizione necessaria ma non sufficiente. Poi bisogna vedere come si gestisce. Faccio esempio, cioè, pensi che bere sia importante? Allora, puoi smettere di respirare e puoi annegare. Bere non è importante perché puoi annegare. E poi se pensi che bere sia importante, smetti di respirare. Sono questi i tipi di argomentazioni che vengono portate rispetto all'uscita dall'euro. Nessuno dice che uscire dall'euro da solo risolva tutti i problemi. È necessario, non è sufficiente. Da solo non basta, ovviamente. Perché potremmo benissimo uscire dall'euro rimanendo in una situazione in cui ci impongono l'austerity senza un motivo tecnico che la sostiene e non cambiare assolutamente nulla. Però se non usciamo rimaniamo in una situazione in cui non abbiamo la possibilità tecnica di uscire dalla crisi, perché non abbiamo uno Stato che ha capacità di gestire l'economia e della spesa pubblica. Quindi non sto dicendo che uscire dall'euro, cioè non c'è paradiso, uscire dall'euro da sé non è un toccasana. È necessario, non sufficiente, ma è assolutamente necessario. Comunque, se posso, prego. Ok, però non sarebbe l'uscita dall'euro in sé, sarebbe come dire lasciata accantonare l'austerity e magari in un certo qual modo nazionalizzare anche in un senso europeo la banca centrale. Insomma, non puoi farlo se non hai una valuta sovrana. Hai assolutamente ragione. Parlavo di nazionalizzazione in senso europeo. Se l'euro fosse la valuta di uno Stato sovrano europeo, con unità fiscale e unità politica, tecnicamente sarebbe sostenibile. Con una banca centrale controllata da uno Stato centrale. Qui subentrano alcuni problemi di fondo, però. Primo, la Germania è entrata nell'euro ponendo il vincolo che mai si sarebbe arrivati, che mai si sarebbero verificati trasferimenti fiscali dall'uno all'altro degli stati membri.
Questo vincolo è alla base dell'Unione Monetaria Europea. Quindi non si può arrivare ad un'unione fiscale, figure un'unione politica, finché c'è l'euro. Quindi l'euro può funzionare se c'è un'unione fiscale e politica, che non può essere fatta perché c'è l'euro. Ok, allora questo cambia. No, perché detto in quell'altra maniera sembrava un po'... È così. Tecnicamente, al di là di qualunque giudizio, ho detto che mi asterrò da qualunque giudizio di tipo ideologico, politico, mi limito ai fatti. Tecnicamente l'euro può funzionare, sì, in presenza di un'unione fiscale e politica e di una banca centrale controllata da un governo sovrano che emette spesa sovrana. Come l'America. Come l'America, ma com'era l'Italia? Non c'è bisogno. Ma come doveva essere in teoria, no? Quando si parla di il fatto che lo scambio fiscale tra i paesi inibisca la possibilità di avere appunto una moneta sovrana a livello europeo. Ma non è solo quella che permette di dirlo, proprio di dimostrare con un fatto questa cosa, ma non è solo quello. Ovviamente poi c'è tantissimo altro dietro, c'è una banca centrale naturalmente che non è vincolata a comprare il debito pubblico, non solo. Per regolamento la Banca Centrale Europea non può acquistare titoli di Stato dei Paesi membri, non può acquistarli sul mercato primario, può solo comprarli sul mercato secondario comprando le altre banche o soggetti che hanno comprato titoli di Stato. Quindi non solo la Banca Centrale non è garante del debito, ma non può esserlo. Per statuto. Cioè, quello che ti ho citato della Germania è un esempio, è uno dei tanti punti di inciampo, ma in realtà tutto lo statuto delle istituzioni, tutte le istituzioni europee come sono costruite bloccano questa possibilità. C'è anche una motivazione tecnica, questo cioè come lo giustificano il fatto, perché la banca europea non può comprare l'inflazione. Friedman ha fatto idea. Perché è passato quel concetto che l'inflazione è la sua. No, non è passato, è passata a voi. No, nel senso sì, chiaro. Ma attenzione però, possiamo cambiare le cose? Sì. Supponiamo di andare domani al Parlamento Europeo con un 60% di persone della terza voce. 70. Visto pure l'Olanda. Al Parlamento Europeo abbiamo un 70% di persone che vogliono cambiare le cose. Cosa possono fare? Niente. Il Parlamento Europeo è un'istituzione priva di potere legislativo. Non può proporre leggi né emendamenti. Può solamente votare le leggi che vengono scritte dalla Commissione Europea. E non sono nemmeno mandati. Sono nominati, non sono eletti. Ma non solo. Nominati Commissione Europea. Chi di voi sa quante persone compongono la Commissione Europea? Un ordine di grandezza? 5 almeno una per Stato, per sperare. No. Allora, la Commissione Europea ha 5.000 sottocommissioni. Non c'è una persona eletta, sono tutti nominati, con tutto il sistema di nomine nominati da altre commissioni, dal Parlamento, dal Consiglio dei Ministri, dalla BCE, che nomina il Consiglio dei Ministri, che nomina la BCE, c'è un sistema di nomine incrociate micidiale. Il potere legislativo europeo, il vero governo dell'Europa, appartiene alla Commissione Europea, che è un enorme castello burocratico di nomine, non di persone elette. Quindi se noi domani andiamo al 70% al Parlamento Europeo, la Commissione Europea dice ciao. Se il Parlamento non approva le leggi della Commissione Europea, che è l'unico potere che ha, la Commissione Europea può ripresentarle, se non le approva e si ostina a non approvarle, può farle approvare dal Consiglio dei Ministri d'Europa. Quindi consiglio, il Parlamento Europeo è un organo puramente formale, l'unico organo del tipo europeo è svuotato di ogni potere effettivo. Ora il Parlamento Europeo sta alzando la voce contro la Troica, non so se avete letto di recente, ma in che modo alza la voce? Propone alla Commissione Europea di assumere tutti i poteri che ora ha la BCE e il Fondo Monetario Internazionale sulle impostazioni delle politiche dei prestiti, cedendo in cambio un po' di controllo al Parlamento. Se la Commissione dice no,
più che proporre non può fare nulla. Il Parlamento europeo è assolutamente privo di qualunque potere effettivo in Europa. Il problema è nella Costituzione stessa, però io non so se le intenzioni fossero queste. Sospetto di sì. Se ci siamo arrivati, evidentemente qualcuno è stato, se ne sarebbe accorto, però ci siamo arrivati. Poi competenza massima. Sì, va bene, fortuna. Però che adesso ha dichiarato la settimana scorsa che l'euro non conviene all'Italia, è meglio che non trovavo. Grazie. Ora, in tutto questo discorso, Malachi, mi interessa abbastanza poco. Quello che sappiamo è che comunque questa situazione è assolutamente inemendabile e ingestibile. Se si vuole avere un'Unione Europea, e non sono personalmente anti-europeista, per carattere sono internazionalista, per formazione, ed è questo che mi ha fregato e che mi ha fatto abbracciare all'inizio l'idea. Se si vuole andare verso la strada di un possibile governo europeo, Stati Uniti d'Europa, federazioni, chiamatele come vi pare, è necessario rifondare le istituzioni europee, così come sono non hanno scopo. Quindi quando dico che sono contro questa Europa e contro l'euro, non sono anti-europeista, sono a favore dell'Europa dei popoli, che mi interessa un po' di più dell'Europa delle banche. L'unico vantaggio che abbiamo tratto come cittadini da questa Unione Europea è stato Schengen, la libera circolazione dei cittadini in Europa. Si è recentemente dimostrato con gli ultimi provvedimenti in Belgio e le leggi in Spagna. Non è vero. Non esiste la libera circolazione dei cittadini in Europa. Esiste la libera circolazione di capitali. Fintanto che i cittadini si dimostrano capitali, sono accettati. Dopo 3 mesi che sei nel mio Stato, se non hai un lavoro, io ti posso buttare fuori. Lo sta facendo il Belgio, lo vuole fare la Svizzera, lo fa già la Spagna, ma in Spagna addirittura dopo 3 mesi che sei fuori, ti tolgo i privilegi di Stato sociale, perdi la sanità spagnola, dopo 3 mesi che sei fuori anche solo per turismo. Quindi cade anche l'ultimo velo di diritti che abbiamo acquisito di Schengen. Non c'è una libera circolazione dei cittadini, c'è una libera circolazione delle merci. Finché siamo merci possiamo circolare. Quando siamo merci senza valore possiamo essere messi alla porta. Però, allora, tutti gli stati che hanno aderito, tutto quanto? Quali stati hanno aderito? L'Italia ha aderito. No, dicevo dell'euro. L'Italia ha aderito. Io dico, ma abbiamo aderito. Quando è che abbiamo firmato il Trattato di Lisbona? Il Trattato di Lisbona, che se lo scaricate all'inferno, cioè ci ha messo un mese a leggerlo, è stato scritto apposta per così perché fosse inemendabile, dicevano gli estensori. Infatti per quello che vanno stracciati e rifatti, perché sono proprio ingestibili. È stato discusso il 17 di luglio, è stato discusso il 10-12 di luglio al Parlamento Europeo del 2007 ed è stato votato dall'Italia il 17 dicembre. Camere vuote, gente in vacanza, tutti a fare come questi a Natale o a gente al mare. Era stato proposto come Costituzione Europea che doveva essere accettata referendariamente da tutti gli Stati membri. Bocciato qua, fermi tutti! Non lo facciamo più. Il trattato. Firmato da governi natalizi o balneari. La mia domanda è, se torniamo un attimo indietro, no? Allora, noi, ci abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Non abbiamo vissuto al di sopra. Abbiamo vissuto quello che è la nota regola della legge di controllo sociale di Chomsky, incrementare il senso di colpa, far credere alle persone che sia colpa loro. Però quelli che sono andati in pensione a 40 anni hanno fatto vivere poi tutti gli altri, cioè voglio dire, torna al discorso alla situazione di uno Stato sovrano, quello che è andato in pensione a 40 anni, chi gliel'ha pagata la pensione? Fino a prima dell'euro le tasse non hanno mai pagato la spesa pubblica.
è l'euro che ci ha portato in questa trappola. Cioè tu vuoi dire che si può andare in pensione a 40 anni ed è sostenibile? Io vorrei sfatare uno dei più grossi miti che tanto cari a tutti quanti quelli che parlano male del governo, ma vanno veramente dai vari Gozzi fino a Boldrin, quelli male, per fermare di meno fino a Grillo, la spesa pubblica improduttiva. E vorrei spararlo con un argomento non particolarmente rivoluzionario, con John Maynard Keynes. Sir John Maynard Keynes, un simpatico socialdemocratico, vuol dire tuttora forse il più grosso e autorevole teorico dell'economia liberale, in realtà socialdemocratica più che liberale, diceva che piuttosto che avere due disoccupati, ad uno Stato conviene pagarne uno perché scarica una buca e uno perché la riempie. È il perfetto esempio di spesa pubblica e produttiva, come aveva già 40 anni. Perché in questa maniera io invece di avere la spesa sociale dei contributi e dei costi collegati e criminalità per i due disoccupati, io ho due stipendi che si inseriscono nel ciclo produttivo, che spendono, che comprano e che consumano. Quindi a me Stato costa di meno. E questo discorso lo faceva il regime di gold standard ancora. Perché quelli non lavorano, quello che lavorava, quello che invece di andare in pensione prendeva lo stipendio, comunque faceva qualcosa. Quanti di voi lavorano? Per poco ancora. Ok. Pensate che quello che produciamo si legga sul vostro lavoro. Riporto la questione da un punto diverso. Quanti di voi di quelli che lavorano, quanti producono qualcosa? Costruisci case che sono comunque, attenzione, no, stai comunque sempre in qualche modo un terziario, perché stai facendo cibo. E sei sempre funzionale a chi produce. Quanti di voi producono benessere? Quale percentuale di lavoratori produce benessere? Benessere è un concetto cibo, che può essere bestiario, consumo di vario tipo. Certo, la cultura è benessere. Siamo in una situazione in cui basta una bassissima percentuale di lavoratori per produrre i beni che ci servono. Diciamo essenziali. Sì, per cui va tranquilla che quella in pensione a 40 anni, quello che scava la buca e quello che riempie la buca, non rappresentano un problema a livello complessivo di consumo. Adesso non lo so, ora perché non c'è la moneta abbiamo questo problema, ma se tu tagli lo stipendio, il giorno che il dirigente taglia un capitolo di spesa, diceva John Maynard Keynes, il giorno dopo qualcuno si sveglierà e vedrà il suo reddito decurtato. Il giorno dopo qualcun altro si sveglierà e vedrà ancora il proprio reddito decurtato perché ha perso i clienti, il panettiere, il salumiere, il ciabattino, hanno perso i clienti. Tagliare la spesa pubblica è sbagliato, a meno che non sia eccessiva perché si sta spendendo troppo per in quanto l'economia tira abbastanza da assorbire i lavoratori, cosa che non è la nostra situazione attuale. Certo, sprecarla non è il massimo, è meglio si viene impiegata, piuttosto che scavare uno perché pagare uno perché scavi una buca e uno perché la riempia, li pago tutti e due per andare a riempire buche sulla pontina e su... Chiaro, è sicuramente meglio, ma pagarne uno perché scavi e uno perché riempia è comunque meno dannoso che non pagarne nessuno dei due. È più dannoso tagliare la spesa pubblica. Quindi non far circolare più denaro. Esatto. Cioè tagliare la spesa pubblica è molto più dannoso di quanto non sia virtuoso la riserva produttiva. Una spesa pubblica e produttiva è comunque meno dannosa di nessuna spesa pubblica. Allora, del discorso che ti avevo detto prima, allora perché io devo pensare che in Germania vivono meglio di noi? Perché non è vero. Ecco, devo pensare. Questo è abbastanza importante. In Germania sono partite le cosiddette riforme Hartz del mercato del lavoro. Hartz 1, 2, 3 e 4. Reddito di cittadinanza, no? No, peggio. No, molto peggio. Si chiamano i cosiddetti mini jobs, che sono stati presentati con una bella soluzione. Cioè, lavori part-time per 400 euro al mese. Privo di diritti sociali, privo di sanità, privo di pensione, di contributi.
Questo ha creato un esercito che supera il 25% di lavoratori sottopagati. La Germania ha la più alta percentuale europea di lavoratori sottopagati. Dovrebbe essere attorno al 27%. Ha creato la valutazione del sottopagati rispetto agli standard tedeschi. Non sottopagati rispetto agli standard europei. Comunque sono i meno pagati in assoluto. Meno pagati dei lavoratori tedeschi. Hanno un problema di esplosione delle strutture sociali che non riescono più con le mense di povertà trovata ad assorbire il problema di povertà. Hanno un problema perché hanno preso tutta la Germania dell'est e l'hanno convertito in un mercato degli schiavi. È una situazione in cui, torniamo sempre ai fatti, siamo in una situazione in cui la Polonia esternalizza in Germania, perché costa meno il lavoro in Germania di quanto costa in Polonia. Perché l'Etlux non va in Germania allora invece per dire? Nel senso che guarda quanto... Se arriviamo al singolo caso diventa veramente sì, molto complicato nel mezzo tutto quanto. Non mi voglio pronunciare su cose di cui non sono completamente al corrente, ma che la Polonia esternalizzi in Germania per centinaia di migliaia di ore di lavoro è un numero ed è grottesco. È grottesco, cioè. Perché dobbiamo pensare che in Germania stanno meglio? Perché ce lo fanno pensare. Questa è la risposta. È una balla. Lo pensiamo, ma è falso. Il modello tedesco è la compressione del mercato del lavoro. La disoccupazione è un'ottima leva per tenere gli stipendi bassi. Noi dobbiamo in qualche modo arrivare a una situazione di mercato degli schiavi stile tedesco. Quello che è successo col crollo del muro di Berlino. Si sono ritrovati improvvisamente decine di milioni di schiavi. E li hanno strutturati con un quadro normativo. Hartz, il dirigente della lui è il direttore tecnico. Era ex, poi i cristiani democratici tedeschi il partito, sì. Ha fatto le riforme del lavoro, ha patteggiato di recente 3 milioni di euro di multa invece di 10 anni di galera per aver corrotto tutti i vertici sindacali delle aziende Volkswagen in testa per far passare riforme. E questa è notizia di 2 settimane fa, le famose riforme Hartz. Beh, Hartz è quello che adesso sta pagando, è stato condannato per corruzione, confesso. Guarda, sono stato tranquillo che Berlusconi ci sarebbe stato sotto una retromarcia, ma questi sono poco di 24 volte di più, perché c'è veramente una colossale differenza tra chi fa gli interessi suoi a discapito delle persone e chi persegue gli interessi di un grosso gruppo di patronato a discapito di intere nazioni. Perché la situazione attuale non è quella di un tizio con dei seri problemi che fa sesso con i minorenni, ma è di 45% di disoccupazione giovanile, un po' più grave. Per cui voglia di prostituzione. Ma questa non è la classica tenore del capitale in cui c'è il costo del lavoro. Abbassando il costo del lavoro, cioè la nazione si arricchisce o perlomeno diventa. E questa, allora, non si evince nessuna relazione tra flessibilità e costo del lavoro e produzione. Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Però dice. Il Fondo Monetario Internazionale ha ammesso che non è vero, che è un mito, no, un però e l'ho detto Blanchard, l'ho detto io. Le nazioni vincenti sono quelli che possono calmierare il costo del lavoro. Se, sì, sì, no? Sì, un po'. No. Sul piano reale. Io come ho detto per la Germania, è un metodo che supero di un metodo che usano. Sì, che poi sia funzionante anche il discorso, però è un metodo che usano. Scusa una domanda, ma a questo punto pure il costo della vita entra in gioco, perché se il lavoro costa poco, ma la vita costa altrettanto poco, non è comunque bilanciata. Ma che la vita costa poco? Guarda che i soldi sono diminuiti, ma l'inflazione è rimasta all'1%, dallo 0,8 all'1%, per cui la vita, io non so voi se vi ricordate che costavano le cose prima dell'euro, non è in Germania non c'è. Ma sì, ipoteticamente, siamo con 400 euro, io ho la possibilità. Ma gli si è dimezzato, il famoso stipendio di 4.000 euro al mese,
erano quelli che permettevano di stare bene con quei costi. Il costo è aumentato del 2%, però gli stipendi sono di 400 euro al mese. Il risultato è che una famiglia per sopravvivere deve lavorare 2, 3, 4 persone per sopravvivere. La famiglia è giusta anche più. Industrie che producono non stanno bene neanche loro in realtà, perché questo poi crea, e qui arriviamo all'altro punto fondamentale, perché propongo una pausa sigaretta, crea il crollo della domanda aggregata. Questa cosa di impoverire le classi lavoratrici di fatto, per tutta una serie di vantaggi, fa sì che possano più comprare. Ma questo meccanismo regge perché tutto il sistema della valuta unica e condivisa ci riporta a una situazione di gold standard, di super gold standard in realtà, perché loro lo potevano scavare, l'euro lo stampa solo la BCE, non lo possiamo neanche prendere dall'India. In questa situazione di super gold standard, chi sta bene? Sta bene perché ha più euro degli altri, e siccome la BCE non li stampa se non prestandoli, l'unico modo per averli è prenderli dagli altri. Questa situazione crea un neomercantilismo. L'unica cosa, l'unico indicatore a cui si dà valore è l'import-export dell'eurozona. Punto. Non c'è nient'altro. Il 90-95% dell'economia, che è la domanda interna, viene completamente ignorata a fronte del 2, 3, 4, 5% dell'import-export. Si deprime la domanda interna, che comunque crolla per il crollo della domanda aggregata. Il problema della crisi, chi di voi ha un'attività lo sa, non è lavorare. Chi ha un ristorante ha un problema perché sono aumentati i costi dei cibi, sì, ma il suo problema è che non c'ha più clienti. È il crollo della domanda aggregata che fa crollare la domanda interna, deprime l'economia interna, ma in un regime di super gold standard questi indicatori passano in secondo piano rispetto a quella marginalità che è l'import-export. E ormai parliamo solo di import-export. Perché noi dobbiamo attirare soldi sotto la Spagna, dalla Francia. Dobbiamo attirare soldi, un'altra truffa pura. Quella è un'altra truffa pura ed è geniale, quella del PD in testa, che proprio abbiamo bisogno di capitalizzare. I capitali stranieri vengono con dei pezzi di carta, si portano via imprese e beni. Io non ho bisogno dei capitali stranieri, perché avere capitali stranieri significa vendere pezzi di Italia produttiva in cambio di pezzi di carta. Tutto questo lavoro viene fatto in cambio di pezzi di carta ed è grottesco. Abbiamo detto prima che la moneta si regge sulla forza, sulla forza. Prima regola, prima istituzione di controllo dell'economia è stata la moneta. Quando poco poco è uscito il discorso in Grecia, un anno e mezzo fa, di un referendum per l'uscita dall'euro, sostituiti, azzerati i vertici delle forze armate, sostituito il capo della polizia, è arrivata di corsa la seconda istituzione che controlla, se la prima è la moneta, la seconda è la forza, è arrivata l'eurocentro. La gendarmeria europea, che è quello che segue immediatamente la moneta. Prima la moneta è retta con la forza degli stati membri. Quando gli stati membri cominciano a realizzare che il meccanismo non funziona e non ci si può far conto, arriva la forza sostenuta dalla moneta, ovvero dallo stesso soggetto che sostiene la moneta. Non è guerra. Non è guerra. Cioè c'è una gendarmeria europea. L'Eurocentro, il trattato di Nansen, non c'è l'Unione Politica, la polizia europea, aspettate, la polizia europea però ci sa con i civili etici, considera sbagliato uccidere le persone a meno che non sia utile a mantenere l'ordine pubblico. Ecco, già siamo sui segreti, spionaggio. Parliamo trattato di Nansen, la domanda è questa. Principio è il codice etico dell'Eurocentro, cioè nero su bianco, come non so una legge. Ma cioè, la domanda è questa, se la logica della matematica l'abbiamo capita, perché per ovare l'abbiamo capita, la logica delle politiche monetarie l'abbiamo capita noi cittadini che non abbiamo fatto mai macroeconomia, ma questi qua che stanno lì, questi ragionamenti, perché vedo la Germania... Sinceramente, lo sapevano o non lo sapevano. Se non lo sapevano, sono colpevoli di un'ignoranza che un politico non poteva mettersi. Però, se lo sapevano, la Germania che fa male? Tu
tutti i vari paesi del sud Europa che fanno male. Aziende lavoratori dischi. Io quello che non capisco è, cioè, tutti si stanno rendendo conto che l'Europa, cioè, o meglio, la moneta. Ma mi sembra che Goldman Sachs si è cresciuta del 40%. Sì, ho capito, stiamo parlando di una multinazionale finanziaria. Ma io parlo dei politici, che in questo momento. Ma stai identificando uno Stato con i suoi politici? No, io sto dicendo, se questo sistema è fallimentare, perché mi sembra che i vantaggi qui non li ha avuti nessuno. Che si sa? Cioè, questa roba, perché persistere su questa cosa? Cioè, allora ritorniamo al discorso, non parliamo di necessità, non sono necessarie, non sono sufficiente. Cioè, l'unica possibilità che abbiamo prima di arrivare a una situazione di fame nera o peggio è uscire, o peggio, perché dicevamo prima, questo modello è il modello mercantilista o neomercantilista come viene chiamato ora, che si regge su questo gold standard, ovvero sul super gold standard dell'euro. Il modello mercantilista, e questo sarà argomento della terza lezione, non lo tempo.